Ciao a tutti! Oggi prepareremo la crostata tiramisù. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono: per la frolla, farina di tipo 00, uovo e tuorlo, zucchero, burro, sale, vanillina. Per farcire, uova, zucchero, mascarpone, panna fresca, zucchero a velo, crema di nocciola tipo Nutella, savoiardi, caffè e cacao amaro in polvere. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta preparando la frolla. Mettere lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il burro, la farina, la vanillina, l'uovo e il tuorlo e il pizzico di sale. Ed azioniamo il bimby per 50 secondi a velocità 5. Nel frattempo riporre la panna in congelatore. Formare un panetto, avvolgere nella pellicola trasparente e riporre in frigo per 30 minuti. Lavare e asciugare bene il boccale. Nel frattempo prepariamo la crema. Abbiamo ripreso la panna dal freezer. Posizioniamo la farfalla. Mettiamo lo zucchero a velo. Versiamo la panna. E la facciamo montare senza misurino e senza tempo a velocità 3,5. La panna è ben montata, trasferiamola in una ciotola. Abbiamo lavato e asciugato bene il boccale e la farfalla. Adesso mettiamo lo zucchero e le uova. E le facciamo montare per 10 minuti a velocità 4, senza misurino. A questo punto riporre il boccale in frigo per 5 minuti. Trascorso il tempo abbiamo ripreso il boccale e anche la panna dal frigo. Adesso aggiungiamo il mascarpone. Ed azioniamo il bimby per un minuto a velocità 3,5. A questo punto aggiungere la panna ed azioniamo il bimby per 30 secondi a velocità 3. La crema è pronta, trasferire in una ciotola e riporre in frigo fino al momento dell'uso. Abbiamo ripreso la frolla dal frigo, stendiamola tra due fogli di carta da forno.
Posizionarlo su una teglia per crostate di 26 cm. Bucherellare il fondo con i rebbi di una forchetta. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 20 minuti. La crostata è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Una volta fredda abbiamo rimosso la crostata dallo stampo. Mettiamo la crema di nocciole sul fondo. E livelliamo bene. Posizionare i savoiardi bagnandoli nel caffè. Versare la crema al mascarpone. Riporre in frigo per almeno 2 ore. Trascorso il tempo, abbiamo ripreso la crostata dal frigo, spolverizzare con cacao amaro e servire. Crostata tiramisù. Grazie e alla prossima ricetta!